Ciao da Avsim. Ieri, domenica 13 ottobre alle 12:30, la Juventus Women ha vinto 3-1 in casa contro il Florencia San Gimignano, portandosi, anzi conservando, il primato in classifica e il punteggio pieno, 9 punti in 3 partite. Punteggio pieno che in questo momento è mantenuto e conservato solo dal Milan insieme alla Juventus, Milan che ha battuto pure 3-1 l'Inter nel primo derby del calcio femminile, con l'Inter che è salita in Serie A proprio quest'anno. Inter che sarà il prossimo avversario della Juventus Women sabato prossimo alle ore 15, in particolare sabato 19 ottobre. Inter-Juventus quindi sarà una trasferta, il terzo Inter-Juventus di questi giorni dopo quell'Inter-Juventus e quello delle giovanili, quindi Under 19, uno l'abbiamo vinto, il secondo l'abbiamo perso, vediamo di non pareggiare questo per fare tutti e tre i risultati, ma vediamo di vincere per continuare questa cavalcata di una Juventus Women che sta trovando avversarie sempre più organizzate, come ha detto giustamente Rita Guarino nel post gara. Avversarie organizzate che mettono in difficoltà, che giocano comunque per 90 minuti, non è più la Serie A femminile dell'anno scorso e neppure di 2 anni fa. Merito della Juventus, probabilmente, che secondo me ha dato veramente il movimento giusto ad un calcio femminile che era fino a quel momento relegato veramente ai margini. Quanti di noi, quanti di voi hanno iniziato a seguire la Juventus e quindi il calcio femminile grazie alla Juventus? E quante altre società, vedi il Milan, vedi la stessa Inter, si sono affacciate e si stanno affacciando sul calcio femminile per dare lustro a questo sport che non è uno sport minore, ma è semplicemente calcio diverso. Diverso chiaramente per le caratteristiche differenti fisiche tra uomo e donna, ma può essere anche più entusiasmante. Una cosa, per esempio, che mi entusiasma tantissimo è l'onnipresenza, ma veramente onnipresenza, dei tifosi della Juventus in casa e in trasferta per tutti i 90 minuti. Cantano, cantano, incitano, fanno personalizzati, espongono striscioni, vessilli e quant'altro, bandiere e sostegno veramente consistente, veramente appassionato nei confronti della Juventus Women, che non si sente mai sola in tutto questo e sfodera anche per questo, credo, delle prestazioni significative. Un 3-1 che è maturato grazie all'1-0 di testa di Cristiana Girelli, sempre più bomber, sempre più presente sul campo e decisiva, su assist da calcio di punizione di Valentina Cernoia nel primo tempo. Un bellissimo lancio di Valentina Cernoia, un bellissimo assist e bellissimo colpo di testa sul secondo palo. Ma sempre nel primo tempo abbiamo subito la rimonta su un'azione manovrata del Florencia, molto buona come azione. Cross partito dalla giocatrice che era marcata in quel momento da Saragama, che però secondo me ha fatto il possibile, così come ha fatto il possibile Laura Giuliani, perché il cross non era alla sua portata. Meno brava è stata forse Vanessa Panzeri, che non ha marcato bene, era un po' in ritardo e quindi abbiamo subito questo gol di colpo di testa, o comunque di tocco a 2 passi dalla linea di porta. Vanessa Panzeri, che poi si è abbastanza riscattata, è rimasta in campo per tutta la partita, spinta quindi dalla fiducia di Rita Guarino, che ha puntato su di lei dal primo minuto, facendo anche delle buone sgroppate, delle buone giocate. Probabilmente non è stata la migliore in campo, la migliore dal mio punto di vista è stata proprio Valentina Cernoia, ma è difficile veramente perché anche Cristiana Girelli ha fatto una partita impressionante. Valentina Cernoia, che ha fatto l'assist per il secondo gol nel secondo tempo, 2-1, sempre di testa, in questo caso da corner, da parte di Linda Sembrant, difensore arrivata quest'estate, che sta facendo coppia fissa di centrale con Saragama, visto l'infortunio che ancora perdura con i suoi postumi da parte di Cecilia Salvai, che però sta per tornare, sta facendo ancora lavoro personalizzato, ma intanto si sta allenando. Linda Sembrant, primo gol con la maglia della Juventus, una giocatrice di grandissima esperienza che ha dato quindi anche il suo contributo offensivo, e poi il 3-1 l'ha messo dentro Maria Alves, che ha un altro nuovo acquisto, una brasiliana veramente forte, innescata in questo caso da, mi sfugge se era Gallo o Girelli che ha fatto l'assist. Chi ha visto bene la partita può dirmelo nei commenti, io l'ho rivista tutta, ma in questo momento mi sfugge perché non ho preso appunti su questo. Comunque una bellissima verticalizzazione per Maria Alves, credo che fosse Cristiana Girelli, e un tiro tocco sotto che ha beffato il portiere del Florencia, con Maria Alves che all'ultimissimo minuto, anzi all'ultimo secondo, ha fatto un'azione praticamente identica, in questo caso sì, mi sembra imbeccata da Yaya Galli, ma ha tirato veramente a tanto così dal palo. Stessa sorte per un tiro molto bello di Arianna Caruso nel secondo tempo, che ha fatto una buonissima partita, forse non la sua migliore, leggermente in ritardo secondo me nella fase di filtro, invece onnipresente
veramente onnipresente Sofie Ljung Pedersen, che ha fatto una partita veramente impressionante, sempre pronta a smistare il pallone da regista autentica. Bravissima la stessa Galli, sempre in proiezione offensiva, ma con grande generosità anche per tutte le zone di campo, così come Lisa Boatin, instancabile sulla sinistra, ed Eniola Luco, che è stata la prima a lasciare il campo, uscendo proprio per far posto a Maria Alves, dopo aver dato veramente tutto sul piano fisico. Subentrata anche Martina Rosucci, forse no, è stata Martina Rosucci a fare assist per Maria Alves, o forse è stata lei a fare il passaggio dell'ultimo minuto. Insomma, sta facendo un po' di confusione, ma bene anche Martina Rosucci al posto di Arianna Caruso. Insomma, credo che non ci sia veramente nulla da recriminare. Una partita vinta nettamente, vinta meritatamente. Tra l'altro, il dominio territoriale nel primo tempo in particolare è stato netto, è stata quasi sempre in proiezione offensiva la Juventus di Rita Guarino, e quindi meritiamo assolutamente questi 9 punti con 8 gol fatti e 3 subiti. L'11 titolare era stato Giuliani in porta, naturalmente, con Panzeri, Gama, Sembrant, Boattin a centrocampo, Caruso, Pedersen, Galli in attacco, Girelli, Alugo, Cernoia. Al posto di Girelli poi è entrata anche Staskova, Andrea Staskova, già sul 3-1. Il gol del San Gimignano era di Martinovic. Vi ho detto tutto quello che c'era da dire su questo Juventus Women, Florenzia San Gimignano, finito 3-1. Continuerò a seguire per voi il calcio femminile, in diretta o in differita che sia, nel senso che ieri non ho visto la partita in diretta, l'ho recuperata successivamente in differita, e di conseguenza ve ne sto parlando con un giorno di ritardo e anche più, altrimenti vi avrei fatto il post partita nell'immediato. So che il calcio femminile appassiona pochi, io però continuo a parlarne perché mi piace e perché ritengo che sia doveroso sostenere la Juventus Women, visto che siamo tifosi della Juventus e la Juventus alla fine è sempre la Juventus. Grazie per i vostri commenti nel dibattito qui sotto, andrete a dirmi chi ha fatto assist per il gol di Maria Alves, perché veramente mi sfugge, e grazie anche per la vostra attenzione. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per tutti i prossimi video, se non l'avete ancora fatto. Ci vediamo molto presto, e sempre forza Juve!